Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti in questo nuovo video dedicato all'applicazione Director Pad. Vi ricordo che Director Pad è un'applicazione che trasformerà il vostro iPad in un banco di regia e gli iPhone in quanti punti di ripresa volete. Ovviamente potete switchare anche come virtual camera, come abbiamo visto in un tutorial precedente. Andiamo a vedere ora cosa faremo in questo tutorial. Andremo a fare una post-produzione direttamente nell'applicazione. Vedete qui sulla mia scrivania c'è l'iPad col banco di regia e adesso vi farò vedere i punti di ripresa. Il post-produzione perché? Perché potremo ovviamente variare il punto di ripresa, cioè switchare da un punto di ripresa all'altro in post-produzione. Potremo ovviamente anche cambiare la visualizzazione di titoli, immagini, eccetera, eccetera, che verranno però cancellati ovviamente da quelli che abbiamo messo in fase di registrazione, comunque è fatto così. E un'altra cosa che ve lo voglio dire, per realizzare questa registrazione, ovviamente se andate online è diverso, però potete sempre fare la post-produzione di un evento online, se invece registrate solo, potete ovviamente non switchare manualmente in fase di registrazione i vostri punti di ripresa, lo farete dopo. Per questo il trucco da utilizzare è questo: ogni volta che parlate aspettate 5 secondi prima di iniziare a parlare rivolti verso un punto di ripresa. Quando avete finito il vostro discorsino aspettate altri 5 secondi e spostatevi verso un altro punto di ripresa e fate la stessa cosa. Di nuovo 5 secondi, parlate, finite di parlare, aspettate altri 5 secondi e rivolgetevi di nuovo verso un punto di ripresa e così via. E poi ovviamente stoppate la registrazione e andiamo poi in post-produzione a vedere cosa si può fare. Questo per permettere un taglio migliore sia switchando i punti di ripresa che poi in un programma di montaggio se vorrete ancora tagliare ulteriormente qualche pezzo. Prima di tutto questo andiamo a vedere i punti di ripresa. Vediamo laggiù che abbiamo l'iPhone 8 Plus piantato sul cavalletto, spero che ve lo indichi bene. Abbiamo qua dietro di me, nelle mie spalle, abbiamo il 7, sull'iPhone 7, sul Best Trip Pro con il grandangolo e dietro di me abbiamo invece il XS piantato sopra questo trabicolo col suo farone, tra virgolette un po' instabile, però va bene così. Adesso andiamo a vedere come fare a registrare. Iscriviti ora e attiva la campanella, sarai avvisato quando verrà pubblicato un nuovo video. Grazie. Allora cari amici, siamo pronti per iniziare a registrare il nostro demo. Vi ricordo sempre di 5 secondi all'inizio e 5 secondi alla fine quando finite, cioè iniziate e finite di parlare. Adesso acceso il mouse, andiamo a mettere il nome all'interno della nostra registrazione. La chiamiamo post produzione. Bene cari amici, questa è una dimostrazione per farvi vedere come è possibile in post-produzione cambiare punti di ripresa senza farlo direttamente ora. Cambiamo punto di ripresa, siamo sull'iPhone 7 con il glorioso Best Trip Pro con il suo grandangolo molto performante. Ma adesso giriamoci dietro le spalle, chi ci aspetta l'XS. Bene ragazzi, non ho aspettato i 5 secondi ma l'ho fatta apposta per fare la giravolta e per parlare su proprio quando mi giravo più o meno nello stesso tempo del mio girarmi sulla mia sedia. Questo è l'XS e ovviamente andiamo a concludere tutto di nuovo con la ripresa frontale. Bene amici, il demo è finito, andiamo in post-produzione a vedere come cambiare i punti di ripresa. Una volta finita la registrazione, vediamo catapultati direttamente all'interno dell'editor, che è della post-produzione, ma dobbiamo andare indietro cliccando su in cima qua perché dobbiamo fare una cosa. Visto che il progetto dobbiamo praticamente in qualche maniera modificarlo, è meglio andare nel menu e andare a fare una bella copia, ok, del progetto stesso. Vedete il progetto, andiamo su Duplicate. A questo punto duplico il mio progetto e posso editarlo, ok? Ricliccando di nuovo andando in edit. A questo punto sono sicuro di avere un progetto perché le clip non vengono modificate, ma il progetto sì. Ok, siamo pronti per partire. Una cosa che vi voglio far vedere, possiamo anche decidere di cambiare da che fonte arrivi l'audio, ok? Io se vedete l'ho fatto arrivare dall'iPhone 8 Plus mentre gli altri sono 0. A questo punto se io
mi accorgo che l'audio lo voglio prendere invece dall'iPhone che mi è dietro di me oppure da un altro microfono che è collegato con l'iPhone, posso ovviamente variare questi parametri, oltre a inserire ovviamente degli elementi. Ovviamente non posso inserire un elemento nuovo, devo tenermi gli elementi che sono stati messi precedentemente su questo progetto. Perfetto. Andiamo avanti, facciamo così, incominciamo col tasto rosso, ok? E si apre la post-produzione. Clicchiamo di nuovo il tasto rosso per iniziare la registrazione dei nostri punti di ripresa. Bene cari amici, questa è una dimostrazione per farvi vedere come è possibile in post-produzione cambiare punti di ripresa senza farlo direttamente ora. Cambiamo punto di ripresa, siamo su iPhone 7 con il glorioso Best Trip Pro con il suo grand'angolo molto performante. Ma adesso giriamoci dietro le spalle, chi ci aspetta l'XS. Bene ragazzi, non ho aspettato 5 secondi, ma l'ho fatta apposta per fare la giravolta e per parlare su proprio quando mi giravo più o meno nello stesso tempo del mio girarmi sulla mia sedia. Questo è l'XS e ovviamente andiamo a concludere tutto di nuovo con la ripresa frontale. Vedete che ho la possibilità di vedere che mi giro e quindi i 5 secondi mi servono. Ah, non vi ho fatto vedere i titoli. Adesso posso metterlo tanto all'inizio, ok? Faccio di nuovo così. Bene, cari amici, questa è una dimostrazione per farvi vedere come è possibile. Vedete? Metto cambiare punti e tolgo e stoppo, perché sennò ovviamente la registrazione viene sovrapposta. Andiamo un po' a vedere cosa ho fatto, se veramente, vedete che... Ok, andiamola a vedere un attimino, poi la andremo a esportare e importare. È difficile prendere quel corso in nome Fusion. Bene, cari amici, questa è una dimostrazione per vedere come è possibile in post-produzione cambiare punti di ripresa senza farlo direttamente ora. Cambiamo punto di ripresa, siamo sull'iPhone 7 con il glorioso Best Trip Pro con il suo grand'angolo molto performante. Ma adesso giriamoci dietro le spalle, chi ci aspetta l'XS. Bene ragazzi, non ho aspettato 5 secondi, ma l'ho fatta apposta per fare la giravolta e per parlare su proprio quando mi giravo più o meno nello stesso tempo del mio girarmi sulla mia sedia. Questo è l'XS e ovviamente andiamo a concludere tutto di nuovo con la ripresa frontale. Vedete che è un modo di vedere e switchare quei secondi, se no non potrei. Andate in pace. A questo punto non mi resta che esportare il mio filmato, lo andrò a esportare al massimo, purtroppo esporta solamente nel rullino fotografico e non può esportare direttamente in un'altra applicazione. Queste sono le cose che dovrebbero migliorare in questa applicazione, anche avete visto l'editor molto semplice, non abbiamo la possibilità di muoverci con la tastiera, non abbiamo i mark, vabbè comunque cose, però è molto utile. Ok, perfetto, siamo qui, andiamo in LumaFusion. Ok, e questo qui, andiamo indietro ovviamente, vedete che ho messo il titolo, ok? Vedete che il titolo c'è? Ok, vado e taglio ulteriormente quello che non mi serve. Bene. Ok. Bene cari amici, questa è una dimostrazione per farvi vedere come è possibile in post-produzione cambiare punti di ripresa senza farlo direttamente ora. Ok, cambiamo punto di ripresa, siamo... Ok, aspettate che mi sono distratto. Ok, taglio però poi posso ovviamente, se il mio taglio risultasse troppo tagliato, posso ovviamente rimediare. Ecco, vedete che è troppo tagliato, scusate la testa bassa, ma... Ok. Direttamente ora. Cambiamo punto di ripresa, siamo sull'iPhone 7 con il glorioso Best Trip Pro con il suo grand'angolo molto performante. Ma adesso giriamoci dietro le spalle, chi ci aspetta l'XS. Ok, adesso faccio così. Eccoli. Al mio giravolta
cancello questo, dovrei essere giusto. Bene ragazzi, non ho aspettato 5 secondi, ma l'ho fatta apposta per fare la giravolta e per parlare su proprio quando mi giravo più o meno nello stesso tempo del mio girarmi sulla mia sedia. Questo è l'XS e ovviamente andiamo a concludere tutto di nuovo con la ripresa frontale. Ok, qua è più facile perché ho visto che mi giravo. Bene. Ok, un pochino indietro e dovrei essere a posto. Il demo è finito. Oh, scusate. Scusate, non ho tagliato qua. Ok, perfetto. Ragazzi, la scioccaggine. Bene, amici, il demo è finito. Andiamo in post produzione a vedere come cambiare i punti di ripresa. Ok. Avete visto quanto è facile, ok, cambiare punti di ripresa in post produzione e poi fare un ulteriore taglio, ovviamente, se i pezzi eccedono, cioè se avete ovviamente dimenticato qualcosa. Avete visto che il titolo è stato messo correttamente in post produzione, quindi direi che è una cosa bellissima questa, mi è piaciuta tantissimo e quindi complimenti a DirectorPad Cinemaker. Bene cari amici, cosa ne dite di questa funzione in post produzione di DirectorPad? Io l'ho trovata fantastica, perché se vi sbagliate in fase di registrazione ma anche in live e volete riproporre lo stesso video facendo qualche correzione, potete farlo. Vi ricordo sempre di duplicare il progetto prima di agire sul progetto originale. Quindi se volete acquistare un abbonamento di DirectorPad per le vostre dirette professionali su i social, ovviamente sappiamo che trasmette su YouTube e Facebook o su un altro qualsiasi social che abbia RTMP come server, cioè la stringa di server, dovete avere questi due parametri, potete farlo professionalmente. Se volete acquistare l'abbonamento, io vi metto il link al mio profilo, che ovviamente la Cinemaker mi riconoscerà una percentualina e voi pagherete sempre la stessa cifra. Vi ringrazio, vi rimando al prossimo video, un abbraccio da Gennaro, ciao ciao! Iscriviti ora! E attiva la campanella, sarai avvisato quando verrà pubblicato un nuovo video. Grazie!